Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, il collezionista, io sono Andrea e oggi vi porto un nuovo video. Allora, oggi, a partire da oggi partirà un filone di Star Wars, vi porterò alcuni personaggi tratti dalla saga di Star Wars, essendo che ancora non li avevo recensiti, alcune di queste due già le avevo tra l'altro da mesi, come proprio il buon maestro Yoda, tratto da episodio 2 dell'Hot Toys. Direi di partire direttamente con la scatola, tenuta questo nero e grigio come quasi tutte le uscite che ci sono state per adesso di Star Wars, con l'immagine della nostra Doll, del nostro maestro Yoda con la spada laser, il logo Star Wars proprio sotto la Doll. Abbiamo questa fascia che è stata introdotta comunque adesso da un bel po' di mesi sulle uscite di Star Wars, dove raffigura il nostro personaggio, in questo caso un po' in azione, il nostro maestro Yoda con la scritta Star Wars MMS 495 Yoda, One Scale Collectible Figure. Girando la scatola abbiamo altre immagini proprio del nostro maestro Yoda, prima del combattimento contro Count Dooku. Dietro le classiche avvertenze, niente di particolare. Togliendo via il coperchio abbiamo un cartoncino di introduzione, questo qua, dove ci viene mostrato di nuovo il nostro Yoda, sempre in combattimento, in questo caso mentre sta usando i fulmini proprio contro Dooku. Detto questo, direi di richiudere la scatola e iniziare la vera e propria recensione, mostrandovi intanto tutti gli accessori e in un secondo momento anche la Doll. Quindi adesso facciamo un taglio e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, continuiamo con gli accessori del nostro maestro Yoda. Allora, in tutto abbiamo 3, 4, 6 mani intercambiabili. Due invece non sono mani, ma sono piedi, sono questi due qua. Sono davvero un po' difficili all'inizio, pensavo che erano pure mani, ma sono invece i piedi, essendo che viene data una doppia possibilità su come esporre la nostra doll in azione, per esempio in fase di salto, cosa che vedremo magari dopo. Poi un altro accessorio è il suo bastone, completamente grigio, sì, grigio, marrone in plastica. Però fatto abbastanza bene. Poi la spada laser del nostro Yoda, molto più piccola rispetto alle spade laser degli altri personaggi. In questo caso, vero, bisogna dirlo, è l'unico personaggio che ha una spada laser che non si può accendere, come per esempio negli altri casi degli altri Jedi o Sith. Questo qua adesso è l'altra lama, tra virgolette, in fase di movimento. Poi vengono dati due fulmini praticamente, possono essere attaccati alle mani per ricreare la scena di combattimento contro il Conte Dooku, sono due, e in più abbiamo la classica base, la base non classica, del nostro Yoda. In questo caso ancora c'è la pellicola, io non l'ho mai usata. Viene dato con un'asta snodabile, classico mollettone, per ricreare proprio delle fasi, delle scene di combattimento quando lui, praticamente nel secondo episodio, salta a più non posso nel combattimento proprio contro il Conte Dooku. Ok, detto questo, direi di fare un taglio e passare proprio al nostro Yoda. Quindi a tra poco. Ok, ragazzi, ecco qui il nostro maestro Yoda. In questo caso vi faccio vedere direttamente tutta la doll, essendo che è molto piccolo, non c'è tantissimo da vedere. Abbiamo la classica tunica, in questo caso che è un marroncino, con il classico mantello da Jedi, in questo beige. Il tutto è molto piccolo, comunque parliamo di una doll alta più o meno 13 cm, come anche comunque Yoda, il personaggio proprio nei film, è un personaggio comunque piccolino, davvero molto molto bello. Con un head sculpt davvero da paura, fatto davvero benissimo. Magari ce lo guardiamo adesso un po' meglio. Eh sì, ragazzi, che dire, questo qui è sicuramente Yoda tratto da episodio 2 o 3, quello che sia. Un Yoda comunque diverso rispetto al primo della trilogia vecchia, essendo che questo qui, se non mi sbaglio, è stato fatto completamente in computer grafica, in quello vecchio invece era proprio un vero e proprio pupazzo, essendo che comunque ancora all'epoca non c'erano i mezzi per poter creare una cosa del genere come adesso. E la cosa comunque molto bella di questo head sculpt è il fatto che abbia i capelli innestati bianchi, come sono anche nel film,
davvero molto bene. In questo caso veramente non c'è bisogno di un lavoro custom, ma va più che bene così. Fatto davvero benissimo. L'attaccatura dei capelli sono comunque anche molto pochi, quindi per questo rende così bene. Ma anche il paint stesso, con più variazioni di verde. Davvero, davvero fantastico questo Yoda. Ok ragazzi, adesso magari mi allontano. Passiamo direttamente alla parte finale della recensione. Essendo che la posa la cambierò dopo, sicuramente farò prossimamente, non so dirvi adesso quanto di preciso, ma farò una puntata di Rolling Action con tutti i personaggi di Star Wars che adesso ho in collezione. Allora, sì, parliamo adesso un po' di Yoda, lati positivi e lati negativi. Sui lati negativi devo dire non li ho riscontrati. La doll, quindi passo direttamente ai lati positivi. La doll è bellissima, ha tanti accessori. Sì, non ha adesso quella funzione magari della spada laser che si può accendere, ma deve avere da sti cazzi, essendo che comunque è una funzione che non usa quasi nessuno, o almeno si usa solo all'inizio per vedere come sembra, e poi dopo di solito si tolgono le batterie e finisce lì. Quella è più una cosa che ormai viene usata solo da chi fa fare le modifiche custom sulle spade laser, quindi che possono essere accese con degli interruttori e comunque hanno completamente un altro effetto. Là, in quel caso, si può fare, come si può fare anche nel caso di Yoda, perché ho visto che ci sono stati altri che l'hanno fatto. Però su quelli che hanno adesso la classica versione con la spada che si accende con le batterie, che comunque viene illuminata davvero poco, non è adesso una cosa grave e non lo vedo neanche come un lato negativo. Per il resto però comunque abbiamo un bel po' di accessori, i fulmini, la spada laser con il doppio effetto, il bastone per camminare, cosa che usa pure lui tanto. Sì, davvero un bel po' di accessori. A livello di posabilità, la doll comunque è abbastanza posabile. Dovete pure ricordare che comunque questo qui è un body fatto adesso proprio apposta per il personaggio, quindi non abbiamo le stesse articolazioni come su un personaggio di altezza normale, però si possono comunque ricreare veramente delle bellissime pose già viste anche da altri collezionisti. Sì, quindi da parte mia il caro maestro Yoda si becca un 9. 9 meritatissimo, doll fantastica, un scatto comunque eccezionale, questo bisogna dirlo, sotto ogni punto di vista, a livello sia di painting che sculpting che innesto, essendo che abbiamo dei capelli veri. E sì, questo è penso che anche tutto quello che vi posso dirvi per quel che riguarda questa doll, consigliata sicuramente a tutti i fan di Star Wars, consigliata ai fan di Yoda, oppure per chi magari vuole avere una collezione comunque un po' più completa. Yoda credo che sia uno dei personaggi comunque più importanti della saga di Star Wars, posso più che consigliarlo, poi chiaro dovete decidere voi se volete avere magari il Yoda adesso della trilogia prequel, che sarebbe questo, oppure quello della trilogia originale, che di altezza dovrebbe essere uguale, però ha un'altra testa, un'altra forma, essendo che comunque, come ho detto prima, lui è stato creato in computer grafica, l'altro era un pupazzo, quindi somiglierà anche più a un pupazzo. Però, come detto, questi qua sono gusti, chiaramente c'è chi è cresciuto con la vecchia trilogia, quindi è più affezionato all'altro Yoda, chi invece magari si è approcciato al franchise dopo, come per esempio io, non sono cresciuto adesso con i vecchi film, è solo da un anno a questa parte, un po' di più, ho riguardato i film, mi sono, diciamo, affezionato di più al franchise, mi sono anche più affezionato, devo dire, al secondo Yoda della trilogia prequel rispetto a quella classica, ma questi, come ho detto, comunque sono gusti. Ciò non toglie che tutte e due comunque sono delle belle doll. 9 da parte mia, ragazzi, questo è tutto. Io come al solito vi ringrazio della vostra attenzione, vi invito sempre a lasciare un like, scrivete nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avete recuperato Yoda. Guardate sempre in descrizione, troverete un link alla mia pagina Facebook OneScale Italy, alla mia pagina Instagram Il Collezionista 1988. Questo è tutto e io vi rimando al prossimo video. Alla prossima, ragazzi!